Nella bellissima location Otranto, città idruntina, Daniela Poggi ha presentato Ricordami. L'associazione Salento Alzheimer, con il patrocinio del comune di Otranto, presenta il libro di Daniela Poggi, Ricordami. L'attrice e scrittrice Daniela Poggi parla dell'esperienza personale con la madre malata di Alzheimer, sensibilizzando le famiglie sulla malattia con lo scopo di aiutare a non dimenticare chi dimentica. Presidente dell'associazione Salento Alzheimer, Luigi Arbace, si è dimostrato ai nostri microfoni contento dell'azione del volontariato, ma soprattutto della Salento Alzheimer in campo di volontariato. Alzheimer ospita oggi qui alle fabbriche di Otranto, la Liberal Community, Daniela Poggi, che vuole un pochettino tracciare, no, il filo conduttore dei malati di Alzheimer affetti da questa grave malattia, ma soprattutto un Ricordami, Daniela Poggi, e Salento Alzheimer ne è portavoce in tutto ciò. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto Daniele è con noi, ormai sono una veterana, una socia onoraria nostra che sta collaborando con noi dal 2014 circa, diciamo sì, esattamente 2014. Era molto amica di mia moglie, io mia moglie non ce l'ho più, purtroppo. Ed è rimasta legata all'associazione proprio in funzione del fatto che era legata a mia moglie. Nel momento in cui ha finito di scrivere questo libro, ha pensato, il primo pensiero che le è venuto una sera è stata proprio Rosy, che appunto era mia moglie. E siccome ormai sapevamo cosa ci aspettava, ha voluto dedicare questo libro all'associazione Salento Alzheimer, cioè tutto il ricavato di questo libro l'ha devoluto a Salento Alzheimer. E per noi, cosa dire, è un onore avere avuto questa innanzitutto un'immagine a livello nazionale, a livello chi non conosce Daniela Poggi, no? Di Daniela. Salento Alzheimer, come è stato detto dal suo presidente qui, Gigi Arbace, è un'associazione di Sì, volontariato, no? è nata circa nel 2009, spinti dalla disperazione dei familiari, infatti è un'associazione diciamo soprattutto per star vicino ai familiari, che è una malattia che distrugge la famiglia, perché purtroppo ormai il malato è assodato e pertanto non è che ci si può far tanto. Però i familiari vengono demoliti proprio dalla malattia del vicino, del familiare. E pertanto, per star vicino ai familiari, il Salento Alzheimer è nata questa associazione, nata con circa 10-12 famiglie che si sono associate e hanno formato questa associazione Salento Alzheimer. Oggi, per fortuna, questa associazione è decollata, contiamo circa 95-96 soci. È ormai una realtà del Salento perché siamo a livello provinciale. Una domanda che faccio un po' a tutti noi, presidenti di tutte le associazioni di volontariato: ma come si gestisce un'associazione di volontariato e come si arriva a fare delle manifestazioni di questo calibro? Non è facile, non è facile, ci vuole tanto, tanto impegno e tanta cultura. Cerchiamo in tutte le maniere, specialmente e soprattutto con i giovani, ora siamo entrati anche dall'interno delle scuole per cercare di avvicinarli alle associazioni, ma non solamente alla Salento Alzheimer, in tutte le associazioni di volontariato, perché purtroppo bisogna avere verità. Non si chiede poi chissà che cosa, ma si chiede 2-3 ore al mese di disponibilità per supportare le famiglie dei malati di Alzheimer. Concludiamo questa nostra intervista con due domande. La prima: cosa si potrebbe fare di più per il volontariato e cosa manca nell'azione del volontario nel volontariato? Cosa manca? Ma la cultura è questo che stiamo, proprio per questo ci stiamo avvicinando soprattutto ai giovani per cercare di far capire
quanto bisogno c'è sul volontariato. Cosa si potrebbe fare? Noi ce la mettiamo tutta come associazione Salento Alzheimer, siamo attivi 365 giorni all'anno e non solamente con la promozione del libro da Daniela. Noi siamo impegnati sui corsi per famiglie, sulla giornata mondiale che cade il 21 settembre in un comune diverso, ormai sono 14 anni che sviluppiamo questa giornata in un comune diverso, quest'anno soprattutto la giornata mondiale sarà svolta esattamente nella cittadina di Copertino, molto bella, una splendida realtà. E bisogna continuare e far capire che effettivamente abbiamo bisogno di volontariato, volontariati, volontari, volontari, volontari. Soprattutto volontari giovani. Soprattutto volontari giovani, sì. Noi proprio l'altra sera, domenica sera, a San Nicola, sì, perché poi non ho detto neanche questa associazione dove si trova esattamente a San Nicola, con sede a San Nicola, e poi abbiamo aperto da poco, da 4 mesi, un centro ascolto anche a Collepasso, dove tutti i venerdì c'è sempre una professionista ad ascoltare appunto i familiari. Perché professionista cosa si intende? Si intende per una neurologa, e abbiamo delle psicologhe che al turno si alternano appunto all'ascolto dei problemi familiari. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona serata. Oggi qui a Otranto De Falbi che ci presenta il libro, Ricordami. Sì, allora Ricordami nasce in seguito a un'esperienza personale vissuta con la mia mamma che per 10 anni è stata malata di Alzheimer. La patologia dell'Alzheimer, questa presenza nella nostra vita negli ultimi 10 anni, ha caratterizzato come un fil rouge la narrativa di questo romanzo. All'interno di Ricordami, il lettore sarà portato per mano attraverso un viaggio intimo di una bambina, di un adolescente, di una giovane, di un'adulta, di una donna, di una persona che sono io. E lo accompagno attraverso i ricordi, quegli stessi ricordi che ho ridato a mia mamma in quelle ultime ore in cui lei era lì e stava per lasciarmi definitivamente, anche se poi non ci lasciano mai definitivamente. Un'azione nobile, quella della presentazione del libro, e il ricavato andrà a Salento Alzheimer, una scelta di classe direi. Ma non lo so se è di classe, sicuramente è una scelta di cuore ed è un dono che io ho voluto fare a Salento Alzheimer, proprio perché ne sono testimonial da parecchi anni, sono socia onoraria, ho avuto la possibilità di conoscere la presidente fondatrice di Salento Alzheimer, Rosy Toscano. Oggi Rosy non c'è più, ma proprio prima che Rosy se ne andasse io ho voluto donare a Salento Alzheimer tutti i proventi del libro. Perché? Perché ho ricevuto un dono, che è stato quello di poter scrivere il libro. Un altro dono è stato quello di poterlo pubblicare, trovare un editore come Mastrullo, Gerardo Mastrullo della Vita Felice, che ha pubblicato questo libro, che ha creduto fortemente. Ho detto, questo dono io lo voglio ridonare. È stato girato il Salento, ieri è stato a Nardò se non sbaglio, e io ho seguito tutti i passi del suo libro. Una domanda che ho fatto anche al Presidente: dopo quel poco che è stato in Salento, cosa manca nel Salento dell'azione del volontariato e cosa si potrebbe fare per agevolare l'azione di volontariato nel volontariato? Ma sì, questa è una realtà di cui il presidente di Salento Alzheimer, Luigi Arbace, mi ha raccontato, che mancano i volontari. I volontari bisogna coccolarli, bisogna stimolarli, bisogna insegnar loro che cosa vuol dire un anziano, un malato, una persona che magari la società vede come scarto. Credo che vadano assolutamente raccolti anche nelle scuole, bisogna lavorare soprattutto bambini, adolescenti, liceali, bisogna lavorare con gli scout, con i gruppi scout di tutte le varie
provincia, regione, comuni, luoghi dove ci sono gli scout, perché loro hanno un'attività straordinaria verso le persone, e bisogna lavorare perché si capisca il valore del volontariato, un volontariato che deve partire però dal cuore, non soltanto io faccio il volontario perché poi mi aspetto qualche cosa, mi aspetto gratitudine o devo ricevere qualcosa. Diciamo che un po' di gratitudine si potrebbe anche avere nel volontariato, c'è stata la gratitudine. Ma la gratitudine ce la diamo noi stessi nel momento stesso che diamo amore a qualcun altro, perché dare amore gratifica in primis noi stessi. Grazie.